Allora, è nato in Danimarca nel 2000 eh, come una nuova metodologia appunto per parlare di, di diversità, di affrontare questo argomento in modo, eh, in modo nuovo, in, con una metodologia completamente... Eh, nuova, cattivante, quasi performativa poi perché per parlare appunto di razzismo piuttosto che di differenze di genere, eh, di religione o di, eh, di abilità diverse invece di fare eh, conferenze oppure organizzare delle manifestazioni si è pensato di organizzare una biblioteca dove le persone potevano eh, raccontarsi come una storia di un libro e in questo caso i libri erano persone appunto che si mettevano a disposizione di chi per una volta eh, voleva conoscere, capire e andare oltre i pregiudizi, oltre eh, il titolo no? che spesso viene l'etichetta che viene data a certe persone e a certe situazioni e mh, andare oltre, conoscere, eh, sospendere il giudizio. Dialogare e conversare e capire, magari, che oltre quell'etichetta che si dà c'è altro, c'è una persona che, ha, che è in tutto uguale a noi e che ha fatto esperienze diverse, magari, da noi. Tutto qui. È assolutamente vera, cioè non è una storia che viene raccontata, ma è la propria storia, una parte della propria vita. Questo è chiaramente essenziale, è quello che fa la differenza, se no si, leggerebbe, si leggerebbero i libri, no? Invece, qui si leggono le persone con le proprie vite, che si mettono a disposizione di chi eh, per una volta vuole andare oltre, ecco. in maniera molto coinvolgente, perché questa conversazione si, si realizza uno a uno, eh, sedendosi, prendendo il proprio libro, aprendolo e facendosi raccontare e con cui dialogare.